Eccoci di fronte al nuovo centro Mercedes-Benz Sirio qui a Porto San Giorgio. Adesso entriamo per scoprire le emozioni dell'inaugurazione qui a Porto San Giorgio. Andiamo. Sono qui con Giuseppe Vario e Giuseppe Cascioli, adesso facciamo spendere a loro due paroline di presentazione di questa nuova bella realtà che è nata qui a Porto San Giorgio. Buonasera. Buonasera a lei. Allora, è davvero bello, una location unica, una bella iniziativa, è sempre bello vedere nuove realtà che nascono in questo modo, soprattutto nei piccoli centri come il nostro. Sì, è un piccolo centro, però noi crediamo molto in questo territorio, quindi appunto per questo abbiamo voluto aprire questa sede, per essere vicini al territorio, per essere vicini ai clienti del Fermano, perché sicuramente è una realtà piccola ma molto dinamica, c'è molto dinamismo commerciale, una bella realtà imprenditoriale, quindi ci crediamo in questo territorio e speriamo di ricevere tanti successi, come mi auguro. E quindi diciamo che abbiamo voluto intraprendere questo progetto sicuramente con molta fiducia, anche se il momento è difficile, è molto delicato per il mercato dell'auto, però noi crediamo nel nostro mestiere, crediamo nella nostra professionalità. Poi c'è da dire che noi, diciamo che il nostro gruppo ha una storia, noi veniamo da 50 anni di esperienza e quindi siamo partiti in Mercedes tanti anni fa, con una sede nel Terramano, e adesso stiamo investendo in questo territorio. E per noi è un'opportunità perché ci crediamo molto. La Sirio poi fa parte di un gruppo più grande che ha anche, commercializza anche altri brand, BMW, Mini e Jeep, sempre qui nel territorio delle Marche, con sedi a San Benedetto, a Civitanova e adesso in questa nuova sede qui a Porto San Giorgio. Perfetto, noi vi facciamo i migliori auguri, è un piacere per noi di Fermo TV essere qui proprio nel giorno dell'inaugurazione. Tantissimi auguri al nuovo centro Mercedes-Benz. Grazie a voi per la visita. Adesso andiamo da Giuseppe Vario che ci espone un pochettino quelle che saranno le novità di questo fine 2013 e dell'inizio del prossimo anno 2014. Buonasera Giuseppe, anche a te. Innanzitutto buonasera, e volevo fare innanzitutto una premessa e fare complimenti a Giuseppe Cascioli, che è un imprenditore che personalmente stimo profondamente, perché oggi come oggi pochi sono gli imprenditori che hanno la capacità di investire, la capacità di ingrandirsi, bisogna avere coraggio e soprattutto tante capacità. Tornando alla domanda che mi hai fatto, il 2013 è stato un grande anno per Mercedes, ci sono stati modelli nuovi, abbiamo presentato la nuova CLA che ha avuto un grandissimo successo, la classe A invece è stata presentata nel 2011 e ha avuto nel 2013 è stato il primo anno in cui è stata venduta per il full year, grande successo del segmento. Abbiamo contrastato sia BMW che Audi, e il 2014 è un anno ancora ricco di novità. Menziono tra le tante novità innanzitutto la nuova GLA, la nuova crossover piccola della Mercedes, la nuova classe B e poi la S4matic, che è certo destinata a fare meno volumi. Allora, tante le novità per il prossimo anno che saranno protagoniste qui a Porto San Giorgio del nuovo centro Mercedes-Benz Sirio. Io vi ringrazio, ancora tanto in bocca al lupo, auguri per il prossimo anno, tanta fortuna. Grazie.